Hey, peeps, welcome back per un altro po' di Vampire The Masquerade Redemption. Stiamo cercando di far redimere il nostro buon Christopher. Come al solito vi do il benvenuto su questa serie e sul canale. Se non seguite il canale e vi piacciono gli RPG, chiaramente vi invito a farlo ed è un piacerissimo sapere che state investendo il vostro tempo in questa fantastica serie che adoro. Vampire è uno dei miei RPG classici preferiti. Dobbiamo attaccare la cappella dei Tremere che si trova in Vicolo dell'Oro. L'ultima volta abbiamo fatto un bel giretto, siamo tornati dal nostro principe Brandle e siamo pronti. Abbiamo anche imparato come si fa a quadruplicare gli oggetti e adesso ci muoviamo per andare nelle zone che ci interessano. Abbiamo ancora questo spadone che per il momento non utilizzeremo, abbiamo fatto un po' di compere, ma andiamo verso Vicolo dell'Oro, dobbiamo vendere un po' di roba. E vediamo un po'. Tra l'altro, mi devo ricordare qual era il personaggio che aveva la persuasione più alta. Lei ha 55 di persuasione, quindi sarà lei la nostra venditrice. Questo rumore è fantastico, lo adoro. Risveglio sensi amplificati, abbiamo un po' di robetta. Lui ha un po' di robetta, c'è una pergamena del risveglio, lei è piena di roba, assolutamente strapiena di roba. Ma va bene così, comunque sia lei è la nostra maghetta. Diamo una sistemata all'inventario, via. Dobbiamo comprarle qualche freccia. Lo faremo, facciamo un po' di giri, ci diamo anche una curatina. Magari troviamo qualche umano da sgranocchiare. Lei è veramente forte, fantastica. Andiamo avanti col nostro amico Cristoforo, che stiamo usando un po' come meat shield insieme al nostro caro Willem, mentre la nostra cara amica Serena tira le fila da dietro, come maga, come necromante. Necromante del sangue. Allora dobbiamo andare di qua a questo portone, se non ricordo male. Vediamo un po', bisogna sempre fare attenzione a non cliccare loro, perché se li clicchi succede un pasticcissimo. Ponte di Giuditta. Beh, Vicolo dell'Oro è di qua. Impazzito Cristoforo. Vicolo dell'Oro è di qua, ma comunque dobbiamo passare dal fabbro, quindi facciamo un giretto da un'orna. Salute, Christoph. Come posso aiutarvi? Bene. Bene. E bene. Non è che siamo proprio pieni pieni di soldi adesso, eh. E non è che siamo neanche pieni di sangue, se vogliamo dirla tutta. Prendiamo un paio di bocce di vite, anche tre. Ne prendiamo un paio anche per lui. E cerchiamo di farcela andare bene così la Che situazione Dio per il vi momento. conservi. Che Dio vi conservi. Ok. Diamo una salvata. Ok. E andiamo dal fabbro. Ci eravamo passati l'ultima volta, ma io direi che ci ripassiamo tranquilli. Magari riusciamo a trovare una vittima per il morso vampirico. Riusciamo a darci, a dare un bacetto, a fare un sorso e a recuperare un pochino di HP. L'alternativa potrebbe essere quella di andare al monastero di Colle Petrin al volo a fare il pieno, che potrebbe essere buono perché alla fine si è rivelato una specie di benzinaio. Non ci sono i topetti qua, niente. Ci abbiamo provato. Andiamo dal nostro amico Fabbro. Buongiorno a voi, giovane Vediamo se ha signore. le solite cose. Mi pare di sì. Magli del potere, aumenta i danni di 5. Magli della schivata, aumenta la difesa di 5. Martello, ascia da berserk, che era quella che avevamo rimediato da coso. Assorbimento di 5, magli della robustezza, niente male. Abbiamo parecchie cose. Questo spadone, questa c'ha un 45-10, veramente buona. Se rimediassi quella, però 45-15, ragazzi, a meno che non trovo una roba 2H che fa, ecco, tipo questa, che fa 75 danni. Che poi Buona le avevo vendute giornata a tutte, voi. per cui questa gliela do a lei. Ah, ok, giusto.
giusto. Quindi adesso io devo passare queste due freccine a lui, dare questa a lei, dare tutte le frecce a lui e fare vendere e poi comprare altre frecce. Allora, let's go. 98, meglio di niente. Frecce. Queste sono, quante frecce sono? 10. Ne abbiamo di frecce buone, quelle che sono tante? Queste sono 5. Che ci faccio con 5 frecce? Queste voglio, quelle da 20. Ok, abbiamo il nostro buon ammontare di frecce. Usciamo da qui, facciamo un'altra salvata che non si sa mai. Salva, sovrascriviamo l'altra faccenda e torniamo verso il ponte di Giuditta. A questo punto andiamo a vedere il monastero e diamo un'occhiata. Se c'è sangue fresco, ce lo prendiamo. Se e solo se. Ma penso proprio di sì. Così almeno facciamo un po'. Passiamo al benzinaio e let's go. Bella che lei si incarta nel muro. Interessante. E facciamo bere Cristoforo, ovviamente, e Willem, che stanno a tocchi. Che dice Garin oltre all'altro? Ora torna alla tua università e porgi i miei ringraziamenti alla nobile Caterina. Dille che presto l'andrò niente a trovare di che. Per pianificare la difesa di Praga dai demoni. Ok. Ok. Allora. Monastero. Vediamo se ce la rischiamo. Magari. Infatti non è che fossero proprio riempiti sti monaci, eh. Ci vuole tempo. Questo è bello pianotto invece. Vai vai. Riempi riempi Cristoforo. Vediamo quest'altro monaco pelatigno se c'ha qualcosa. Ci mandiamo Willem. Willem, tutto tuo. Vai, bene, bene, quasi, quasi pieno anche questo, ottimo. Se almeno Willem riesce ad arrivare a metà più o meno, senza esagerare. Solo un sorso, Willem, solo un sorso. Let's go, usciamo da qua. Ma invece io sono curioso di una cosa. Perché io non l'ho... L'altra volta avevamo controllato, però voglio ricontrollare. Magari a distanza di delle notti, eccetera. No, non respawnano, ok. Quindi l'exp è fissa, insomma. Non è che puoi livellare a manetta durante tutto il gioco. Devi seguire le... Devi seguire le regole. Comunque con questi due falchion qui andremo a staccare teste come se non ci fosse un domani. Penso siamo stravestiti. Siamo super super vestiti, siamo anche messi benino col sangue, direi. Ok, possiamo andare a Vicolo dell'Oro. Dobbiamo trovare il monastero. La cappella dei Tremer, nascosta sotto la bottega di alchimia a Vicolo dell'Oro. Vediamo un po' dove si trova. Magari c'è anche del loot nascosto da qualche parte, per quanto dubito, ma... Se sa mai. Eccola qua. Cappella Tremer, c'è proprio scritto sulla porta. Ci metti il mouse sopra e te lo dice. Tra l'altro una cosa curiosa, questa canzone qui la devo trovare su YouTube, perché la voglio usare per la campagna che stiamo facendo di Vampire The Masquerade. Questa bottega è solo una copertura per nascondere il covo dei Tremer. Così, finito lì. Questa bottega è solo qualcosa, sdigate sdagate, va bene, ok, c'è niente qui? Non mi sembra proprio che ci sia nulla. Apriamo questa mezza porticina. Croccante. Quale portento è mai questo? È come se l'albero della conoscenza e quello della vita avessero messo radici in questo terribile posto. Questi sono alberi stregati. I Tremer si dilettano a modellare. Le telecamere storte per via della risoluzione sono fastidiosissime. Veramente extra fastidiose. Però purtroppo non posso mettere. C'è una patch che fissa questa faccenda iper fastidiosa. Ma c'è un ma. Se la metto,
perdo la traduzione in anche gli umili frutti della terra sono armi di alcune... Allora è tempo di mietere una messe di maghi non viventi. Abbiamo trovato le radici del grande albero. Filtra di sangue aumenta il sangue di 70. Lo fabbricano qui. Ottimo. Io faccio un salvataggio un'altra volta, che mi fido poco di sto posto. Mi fido molto poco. Bottiglia di vite, niente male. Lei subisce però da questi cosi. Per favore, toglietemi questi cazzi di cosi da dove. Per favore. Minchia, lui non ce la fa. Sprofonda nell'abisso. Mamma mia, sono incliccabile, aiuto. Stanno tutti arrostiti questi, eh. Attraversare l'abisso. Ah, ottimo, non l'avevo neanche bene. Fantastico. Perché non l'avevo. Come si dice? Non l'avevo. Questo, cattive notizie. Non l'avevo comprata. Io vado qua. Ok. Vediamo un po' di qua che c'è. Una pietruzza del sangue, mi pare. Sì. Facciamo una salvata, che qua dentro mi sa che diventerà una situazione. Secondo me comunque c'è qualcosa per fare il quick save. Un elmo leggero. Un antidoto. Ottimo. Andiamo avanti, Cristoforo. Ullala. Via la frenesia. Sprofonda nell'abisso. Sprofonda nell'abisso. Rivocando tutta la santissima. Qua succede un casino, non si capisce una sera. Stanno tutti stuccati uno sopra l'altro. Fantastico. Disciplina, palla di fuoco. Questo non lo colpo io, eh. No. Questo non è il luogo per te. Fuggi e ti risparmierò. Ma chi stiamo menando? Manca. C'è quello lì nel muro. È impazzita, sta usando 850 milioni di frecce. E vabbè, quello sta. È riuscito. Attenzione. Ok. Me lo faccio andare bene. Ah, 60. Però per 15 danni non lo so se ne vale la pena, onestamente. Non so. Probabilmente non ne vale la pena. Questo ha droppato qualcosina. Sano.
un sano stiletto che procediamo a dare al nostro amichetto di qua. Andiamo avanti. Uno scudo normanno, ottimo. Scudo normanno 30-30-15. Wow, ok. E andiamo. E andiamo con gli scudi belli, belli gafoni. Direi che qua facciamo un bel salvo, eh. Questa stanza si poteva rivelare decisamente più pericolosa di quello che è stato. Tutti ultra buggati, stuccati ovunque. Ma Christophe? Tutti qui da me. Christophe, ma sei tutto mangiato? Ah, Christophe è iper stuccato. E niente, mi tocca caricare, mannaggia Christophe. 4,55 carica. Maledetto Christophe, sto spasmo d'uomo. Ah, ma sono random, sti. Mamma mia che crocca, aiuto. Forte ai nostri nemici! Servirebbe di riuscire. Diciamo che camminare diventa un po' problematico quando è così, eh? Ok, quindi qua non abbiamo rimediato una bella pietrozzena del sangue. Vabbè, se può fare, se può fare. Andate, andate ragazzi, let's go. E niente, lei che è successo è impazzita. C'è soggezione, sta solo sfuggendo. Au, no, no, no. Fuoco è una situazione. Vai, pallinalo. Il ragazzo è tutto scemo. Basta bestia. Curati. Curati Cristoforo. Vai. Maledizione. L'ha un risveglio lei? Dovrei metterli in modalità aggressiva quando stanno messi così. Sono mezzi ingestibili, se no. Vabbè, salva, non è andata neanche troppo male, vai. Il suo combattimento è stato sufficientemente decente. Vedo del loot là di fuori. Tra l'altro questi non hanno droppato una mazza. Era aggressiva. Metto aggro così almeno pestano cose. Va via. Forse è la miglior cosa metterli aggressivi. Christophe ha subito. Christophe è circondato, signori. Perde una mano qua. We need an end over here. Facciamo. Bello, questo l'abbiamo seccato proprio. Cura di Christophe di merda, maledetto balordo. Il fuoco brucia. Ok. Siamo? Quanti sono questi cosi rimasti lì? 85
statuina sacra, questa la diamo a Cristo. Ho bisogno di qualche freccia io. E ho bisogno anche di restare quel pirla di Cristoforo, tra l'altro. Ok. Cristoforo si è curato, quello è imploso in un milione di pezzi. Vediamo un attimo, Ci hanno lasciato un sacco di soldini. Allora, questa qua, io, anzi, queste me le metterei proprio, onestamente, visto che tanto... Apriamo questo, corpetto di cuoio. Niente di nostro interesse, direi. Guarda che c'è qua. No, ma è impazzito. È impazzitissimo. Me l'hanno risbragato un'altra volta, ma che cazzo. Lei comunque con le frecce colpisce. No, questo non è proprio buono. Wow, è stata piuttosto dura. Tocco degli spiriti, attraversare l'abisso, forza del sangue, costituzione del sangue. Io questa gliela do a lui. Sensi amplificati, tocco di sto pipolo. Risveglio. E ne diamo una in più a lui. Non è che ce ne abbiamo tante di pergamene del risveglio, bisogna stare attenzionati. Ok, ma Christoph se volesse... no, volevo fare questo in realtà. Secondo me comunque a volte funziona sto giochino qua del... Qua tra l'altro... Ok. A volte funziona, a volte no, non capisco. Comunque. Marco d'Avorio. Non identificato. Bene. Non abbiamo... niente che ci dia... la possibilità di... Tocco degli spiriti. 40 danni. Bene, abbiamo un arco migliore. Nice. Ok. Nel mentre che luto la roba, io questo lo rievoco, ma che me frega a me. Ma che ce frega, ma che ce importa. Un bracciale d'argento. Questo lo venderemo. Lo venderemo. Voi dite, ma glielo fai a fare ordine l'inventario, che tanto poi ti sminchia tutto di nuovo appena luti mezza cosa. In effetti, facciamo un save game anche. Tra l'altro abbiamo varie stanze da vedere ancora, no? E c'è questa stanza qui iniziale che eccolo là, bella partigiana, bel martellotsky da guerra. Altro scudo normanno, ottimo. Siamo col doppio scudo normanno qua, eh? Lui ha ancora discreto spazio, Cristoforo un pelo meno, però ci proviamo, vai. Ok, save. Che poi tra l'altro uno potrebbe scamrollarsi le cose, le... come si chiamano? Le casse, volendo, non le fa mai niente. Qua non c'è nulla. Questi bisogna vederli tutti quanti, perché... Allora, lì credo si vada in un altro posto, quindi io andrei... andrei indietro, di qua. Tutti qui da me! Oh no! Il manichetto lo restiamo, lo teniamo bello vivo, abbiamo un po' di amichetti, andiamo lisci. Fammi passare, zio mio. Oh, uno spettro, non buono. Gli spettri sono cattive notizie.
sprofonda nell'abisso. Chissà se posso. Lo spettro, tra l'altro, lo posso anche restare, se non sbaglio. Madonna, che facile. Minchia, Christophe è partito a 200 all'ora. Aiuto, lei ha subito un attimo. Sai che Christophe va giù in tutto questo? Non è detto. E invece è detto. Lo so, sembra che la situazione stia andando un po' in merda completa. Allora, carichiamo un secondo. Magari ci tiriamo tipo potenza o qualcos'altro. 503, carica. O magari mandiamo avanti Cristoforetto qua a tirare un paio di grocchine. Allora, c'era prima questo qua. Adesso non mi uscirà lo spirito, uscirà qualcos'altro. Infatti, pietra di sangue. Flop. Salviamo qui. Peccato. Avrei preferito lo spirito. Ah, il nostro. Christophe è partito. Oh baby. Oh baby. Potremmo subire dei danni, non so. Vediamo se ce la facciamo. Sei mandata giù, lui sta tutto mangiato. Carichiamo un attimo. Peccato che Christophe è partito. Questa bottega è solo una. No, no, non era questo. Questo, questo. 503, vai. Allora, facciamo. Tiriamoci sensi amplificati. Risveglio. Forza del sangue. No, 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 no. Non fare cose. Perché non me la fa tirare la forza del sangue? E niente, Christophe deve partire. Restiamo al passo. Stiamo uniti. Proviamo? Io quello che volevo fare era tirarmi qualche scroll tipo, ecco, costituzione del sangue. Ah, ma devo farlo così, ok. Madonna. Madonna le botte, ragazzi. Colpiscilo. A posto. È pieno. È a posto. Questo noi ce lo buttiamo fino alla fine. No, oh, dimmi. Non lo sta bevendo. Ma che cazzo mi sta pestando? Ah vabbè, quello ci pensano loro, su via. Vai. Oh yes. È stato importante il diventare grossi e fare un milione di danni comunque sia, vedo. Allora, lei sicuramente vorrebbe risvegliare questo. Ma anche questi, perché no? Anche questi piccolini vanno benissimo, guarda. Facciamo un'altra salvata. Tra l'altro devo assolutamente guardare come si fa il quick save, perché secondo me si può fare. Potenza. Esploso sto coso.